Quando apri il letto contenitore per sistemare le lenzuola, arrivano queste mucche volanti. Dov'è l'altra? Guarda quell'altra che sta... Cosa stai facendo tu? Carolina! Non mettere le zampette lì in mezzo, mannaggia. Mucca. Questa mia mucca bella, che stava dormendo è venuta di qua a rompere. No, ma Lisa... Sta zampona. Mami? Sì. Buongiorno, mami. Lì abbiamo una piccola cicciottella triste perché non è tanto agile, quindi non riesce a salire sull'armadio come l'altra. Icaro! Sto pazza, mamma mia, questo è un grillo pazzo. Oh, povera cicciottella, ti fai dispetti? E tu mangiai tutta la sua pappa, come già fai, tra l'altro. Ragazzi, buongiorno da me e dal mio brufolo mensile, come sempre, qui in bella vista. Mamma mia. Comunque, non ricordo che giorno è oggi, ma vi dico che ieri sera, povero Omar, è rimasto fregato, si stava guardando la televisione, è andata via la corrente e niente, non è più tornata. Dopo un'ora e mezza siamo andati a letto, cioè io ero già a letto, però dopo un'ora e mezza ci siamo rassegnati perché non c'era verso di farla tornare. È andata via proprio in tutti i palazzi qua della via, e per cui nulla, si sono scaricati completamente i telefoni, quindi si sono spenti, non siamo riusciti a mettere la sveglia per stamattina. Fortunatamente abbiamo queste due che fanno da sveglia, però comunque siamo andati a dormire con un pochettino d'ansia, più che altro perché appunto non sapevamo se ritornava o meno, e non avendo messo la sveglia avevamo paura che lui rimanesse addormentato. Poi ci stavamo addormentando, ma
Ci siamo resi conto che effettivamente quando è andata via la corrente la televisione era accesa, così Omar si è alzato e è andato a staccare la spina, perché in effetti poi ritornando di notte saremmo stati svegliati dalle urla del televisore, ci sarebbe preso un infarto, così almeno abbiamo evitato. E comunque niente, qua peggio delle caverne. Teletrasporto a casa di madre. No, non vi ho più detto nulla che stavo venendo qua perché era un po' tardi, quindi ho dovuto darmi una mossa. Comunque adesso facciamo una bella colazione tutti insieme. Sta arrivando anche mio cognato perché oggi ha il turno al pomeriggio, per cui faremo appunto colazione insieme e poi andiamo a fare un giretto da Maison du Monde. È un'eternità che non vado e mi hanno detto che ci sono un sacco di nuovi arrivi. Ovviamente non devo comprare niente, però un'occhiata non fa mai male. Ti ho detto che devi andare giù dal tavolo, che lo devo pulire. Io sono stufa di essere picchiata da voi. Sempre molto cattiva, bestiaccia, ma guarda la cattiveria di questo esserino. Qua abbiamo tre croissant vuoti e 10¼ che è di Francesco. Lui non beve il cappuccino, quindi mangerà solo la brioche. E noi tre, ovviamente, abbiamo tre belle tazze super di cappuccini. E per quanto riguarda lo zucchero, oggi utilizzeremo questo qua nelle bustine. E poi qua abbiamo appunto il cacao in polvere. Queste sono le poltroncine che adoro veramente tantissimo e che vorrei tantissimo acquistare anche per casa nuova. Il problema sono Lisa e Carolina perché sono in velluto e ho paura che, anzi, sicuramente si faranno le unghie. Eccola qua, questo
è un altro modello che rimane sempre fatto a poltroncina. Hanno un bel costo, però secondo me sono anche molto molto comode. E come vedete è uno stile nordico alla fine, molto moderno, che però appunto voglio andare ad abbinare al tavolo che rimane più classico. Chi è stata quella mucca schifosa che mi ha appiattito il cuscino? E chi è stata quella mucca schifosa che mi ha storto il quadro? Che fetenti ste bambine, che fetenti! Ma, insomma... Allora ragazzi, io e mio brufolo siamo ritornati a casa. Oggi sembro una pazza, non so perché, ma probabilmente per il vento. Ieri c'è stato tanto vento e oggi i miei capelli sono super elettrici, per cui non riesco a gestirli. Comunque, come avete visto, appunto, siamo stati da Maison du Monde, c'erano un sacco di nuovi arrivi, delle cose stupende, meravigliose. Avrei comprato tutto, però ovviamente non ho potuto farlo, ma meno male da un lato. In compenso però voglio farvi vedere un po' di acquisti carini, sempre ovviamente per la casa, che ho fatto nei giorni scorsi. E tra questi acquisti una è una chicca, una cosa particolare che avevo puntato già da diverso tempo, ma aveva un prezzo troppo alto, per cui l'ho vista in sconto, mi sono detto adesso o mai più, non mi ricapita più. Comunque dopo poi vi faccio vedere, altrimenti adesso non capite. Allora, partiamo da questo che comunque reputo comunque un super acquisto, ovvero ho acquistato questa confezione composta da due cartoncini. Ciascun cartoncino ha tutta una serie di questi che sono adesivi appunto dorati, fatti a forma di cerchio. E praticamente li ho acquistati da Ikea, pagati 7,99 euro. E sono appunto degli adesivi che ho acquistato perché voglio andarli a mettere nella parete della scrivania. Li avevo trovati su Amazon, stavo per acquistarli, su Amazon li ho visti a 12 euro, però appunto da Ikea li ho trovati a un prezzo inferiore, così li ho presi. Forse quelli che avevo visto su Amazon erano di più, cioè la quantità era maggiore, però tanto la parete della mia scrivania, come vedrete poi, è una parete piccolina, per cui non me ne servono chissà quanti, anzi, forse in questi sono tanti, perché contate che i cerchi comunque sono grossi. E niente, sono stata contenta di averli trovati, perché sto iniziando ad acquistare tutta una serie di oggettini e di materiale in generale per appunto andare a rinnovare l'angolo della scrivania. Poi ovviamente, come vi ho già detto, vi mostrerò tutto. E comunque nulla, il nome è questo, se vi interessa. L'ho trovato praticamente nel reparto delle mensole, nel reparto delle cornici, dei quadri, dei postel. C'è proprio una sezione con tutti gli adesivi per le pareti e c'erano appunto questi. Poi, sempre da Ikea, ho acquistato per soli 2 euro
guardate un po', questi aggeggini che servono praticamente per andare a mettere il tè in infusione. Sono due, facciamo che aprirli, tanto comunque voglio utilizzarli già in questi giorni, perché sono due. Uno rosa, come vedete, e uno giallo. E oggi ho acquistato al supermercato un tè troppo buono, cioè penso che sia buono, adesso dopo ve lo faccio vedere. E così appunto mi servivano questi, perché io ho sempre solo acquistato il tè classico all'interno dei sacchettini, per cui non avevo bisogno di questi. E nulla, sono troppo carini, tra l'altro sono carini anche da vedersi. Poi, sempre da Ikea, ho acquistato per 1,80 euro questa candela qua, che ha un profumo buonissimo di torta al cioccolato e cannella. Sapete che io adoro il profumo della cannella e niente, non era preventivato, cioè non dovevo acquistarla, però ero lì che passeggiavo, ho sentito questo profumo troppo buono. Tra l'altro, le candele di Ikea non hanno mai avuto dei profumi particolari e duraturi, però settimana scorsa ho acquistato quella candelina che vi ho mostrato, quella rossa, e devo dire che la sto accendendo e profuma parecchio, per cui mi sono detta, per 1,80 euro, se questa profuma, continuerà a profumare così, è veramente un qualcosa di eccezionale. Profumo meraviglioso, molto delicato, molto molto buono, sa proprio di autunno, di casa, di dolci, di coccole, mi dà tutte queste sensazioni, per questo l'ho presa. Poi ragazzi, da Viridea ho acquistato questi due barattolini, questi due contenitori, che sono in latta bianchi, con questi disegni, con queste lavorazioni in rilievo. E la particolarità che mi ha, diciamo, rapito è stato il coperchio in legno. Mi è piaciuta tantissimo questa combinazione, questo accostamento bianco e legno. Li ho pagati solamente 4,50 euro l'uno, quindi poco, perché di simili ne avevo già visti in altri negozi, ma costavano tipo 8 euro l'uno, mi sembrava esagerato. Ne ho appunto acquistati due perché voglio andarli a mettere ovviamente in cucina, e all'interno ci voglio mettere il sale fino e il sale grosso. Andrò poi a metterci al di sopra o sul coperchio o su uno dei lati un'etichetta. Io ho quelle in legno, no scusate, io ho quelle fatte con tipo il materiale della lavagna, per cui si può scrivere al di sopra con un pennarello o un gessetto. E nulla, voglio appunto andare a mettere etichette, più che altro per Omar, perché so che molto spesso al mattino si condisce l'insalata da portarsi al lavoro e ogni volta combina un po' di danni. E niente, sono troppo belli, li ho immaginati nella mia cucina e mi sono innamorata. Tra l'altro, della stessa identica linea c'era anche il portabiscotti, molto bello anche quello, però era veramente grande, non saprei dove metterlo. Quasi quasi ne vado a prendere anche un terzo, perché io in cucina ho più ripiani e devo dire che secondo me anche esteticamente stanno molto bene. Tanto comunque troverò sicuramente qualcosa da metterci all'interno. Voglio andarli a sostituire a quei vasetti che ho ora e che ho da tantissimo tempo, che sono quelli con l'uccellino, che ormai non mi piacciono più tanto, invece trovo che questi siano proprio belli. Arriviamo adesso all'acquisto top, all'acquisto più amato fra tutti. Allora, saprete, se mi seguite da un po', che amo tutto ciò che ha a che fare con la profumazione della casa. Nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, vi ho mostrato tutta una serie di profumatori appunto per la casa, da quelli elettrici a quelli spray, a quelli con i classici bastoncini in legno. Non vi ho però mai mostrato, perché appunto non ho mai acquistato, quei diffusori di fragranze, perché appunto ho sempre trovato in giro dei prezzi super alti. Mentre da Viridea l'altro giorno ho trovato questo, guardate un po',
della linea Mille Fiori e praticamente c'era una super promozione. Il prezzo originario era di 60 euro, però appunto era scontato a 30 euro e in più vi veniva data anche una fragranza insieme, che era quella ai fiori di orchidea, questa qua. Quando ho visto questa promozione mi sono detta assolutamente non me la devo lasciare sfuggire, perché quando mi ricapita più di trovare un diffusore di questo tipo, di questo brand anche a un prezzo così comunque basso, perché il prezzo è basso, considerando che soltanto una fialetta di profumo costa 10,90 euro, io ho pagato 30 euro insieme al diffusore, cioè. È veramente un affare stato, secondo me. Inizialmente, leggendo che si poteva prendere soltanto questo tipo di fragranza tra tutte, mi sono detta sicuramente sarà una fragranza un po' puzzosa che non riusciranno a vendere, ed è per questo che l'abbinano, diciamo, al diffusore. In realtà poi lì c'era un tester, sapete, no? Quelli che si possono utilizzare per sentire il tipo di profumo, la fragranza, e l'ho provato ed è davvero una fragranza meravigliosa, e così mi sono decisa ancora di più ad acquistarlo. Adesso lo andiamo ad aprire insieme e iniziamo a usarlo insieme, vediamo un po', è la prima volta in assoluto appunto, quindi non so neanche sinceramente come si possa utilizzare, ma ho già letto, penso sia semplicissimo, cioè basta versare all'interno un po' d'acqua con 5 goccette, mi pare, di profumo e basta. Basta accenderlo. Tra l'altro, ho visto che appunto si illumina. In teoria mi è sembrato di aver capito così. E vediamo, proviamolo. Ragazzi, super contenta di averlo acquistato. Allora, all'interno, come forse avrete visto, sono andata a inserire 50 ml di acqua, ma tanto c'è proprio la tacchettina che indica appunto il livello dell'acqua. Dice di inserire dell'acqua minerale, quindi o acqua in bottiglia o acqua del rubinetto, va benissimo. E poi sono andata appunto a mettere 3 goccine di prodotto, ovvero di profumo. La fragranza è veramente meravigliosa, sa molto di fresco, di pulito, molto molto buona. Non è nauseante, è molto delicata. E niente, poi semplicemente sono andata a premere, qui sotto c'è un pulsantino, vedete? E appunto l'ho acceso. E si può regolare appunto la frequenza pigiando ogni volta il pulsantino. Come vedete, cambia continuamente colore. Comunque è molto molto rilassante, perché se in casa c'è silenzio si sente proprio il rumore dell'acqua, sembra un po' quelle fontanelle zen e veramente rilassa proprio tanto. Loro due ovviamente sono affascinate. Cos'è? Che cos'è, mostriciattoli? Non è un ovetto da buttare per terra. Alla fine, ragazzi, queste fragranze qua della Mille Fiori è vero che costicchiano un po', perché ripeto, appunto, una boccettina costa 11 euro, però comunque sono le più buone, tra le più buone. E poi comunque contate che una boccetta vi dura veramente tantissimo, cioè, ne ho messe 3 gocce all'interno e cioè, sei ancora praticamente intera, quindi secondo me li vale tutti. Io
quando ero appunto lì da Viriteo, ho dato un'occhiata tra le diverse marche e ne ho sentite diverse, però queste sono quelle più fini, più delicate e sono molto molto valide. Inizialmente avevo in mente di mettere il diffusore di là in cucina, però effettivamente adesso, dopo averlo provato, ho deciso di lasciarlo qui in camera da letto sul comò perché è molto molto rilassante sia a livello di vapore profumato che a livello di rumori che si sentono, perché si sente questo fruscio dell'acqua che rilassa tantissimo. Tanto comunque nelle altre stanze di giorno utilizzo, come saprete, altri profumatori, mentre questo lo vado ad accendere soltanto la sera, poco prima di venire qui in camera, in modo da creare così un'atmosfera di relax, un'atmosfera rilassante e secondo me è indicato per la camera da letto. Allora ragazzi, voglio preparare una merenda barra dessert per questa sera per Omar. Se vi ricordate nel vlog che precede questo avevo comprato lo Shan, questo preparato per brownies della Casa Grande che è senza olio di palma e senza glutine. L'ho pagato 3,49 €. So che ci sono, come mi avete anche scritto, diverse ricette di questo tipo di dolce. Io però voglio provare questo. Non so perché mi ha incuriosito il packaging, forse, non lo so. Però voglio provarlo, ecco. Vi avevo detto che lo avremmo fatto insieme, quindi oggi, visto che sono qui a casa tranquilla, possiamo benissimo farlo. Semplicemente bisognerà aggiungere a questo preparato 175 g di burro che deve essere ammorbidito, che è già preparato qua, l'ho tirato fuori dal frigo, e poi mi dici di aggiungere anche 130 g di uova, che sinceramente non so quante uova corrispondano, però adesso lo scopriremo. Sono riuscita a recuperare la teglia, perché qua sulla confezione dice di utilizzare una teglia di 20 cm per 20 cm. E ovviamente l'ho fregata a casa di madre, come sempre, perché io non ce l'avevo. E vediamo un po' che cosa verrà fuori, più che altro vediamo se sarà buono. Allora, innanzitutto ci dice di preriscaldare il forno a 170 gradi, forno ventilato o 180 gradi se in forno statico. Ok, allora ho preparato le uova, sono circa 3 uova piccoline. Adesso andiamo a versare il preparato nel recipiente. Adesso andiamo ad aggiungere i 175 grammi di burro. Adesso andiamo a versarvi le uova. Come vedete, alla fine è venuta fuori una mousse. Adesso andiamo a imburrare la nostra teglia. Intanto ragazzi vi mostro questo tè qui che appunto ho acquistato questa mattina al Carrefour della Twinings ed è praticamente una miscela di agrumi, c'è appunto l'arancia, il limone e sono appunto uniti al tè nero. È un tè sfuso
E questo pomeriggio, quando la nostra torta sarà pronta, andremo a provarlo. Vi farò sapere se è buono o meno. È la prima volta che provo questo genere di marca. Io sono sempre andata sulla Lipton. Ogni tanto però è giusto anche cambiare. Ok ragazzi, 30 minuti sono passati, direi che la nostra torta è pronta anche perché ho fatto la prova dello spiedino. Adesso la lascio raffreddare, poi la vado a capovolgere e la vado a tagliare in tanti piccoli quadratini. Intanto, mentre aspetto che la torta si raffredda, vado a fare lo zucchero a velo con il Bimby perché appunto in casa l'ho finito, ma poi da quando ho il Bimby non l'ho proprio mai più comprato. È molto semplice, basta appunto aggiungere soltanto all'interno del boccale 200 grammi di zucchero. Dobbiamo impostare 20 secondi, velocità 10. Questo è il mio zucchero a velo. Torta pronta, ne ho assaggiato un pezzetto ed è buonissima. E adesso ho lasciato in infusione il tè. Aspetto ancora un pochino e nulla. Adesso faccio la mia merenda. Mi sa che ne porto anche a metà ai miei nonni. E nulla, poi ovviamente una parte la lasciamo a Omar. Forse. Ci vediamo dopo. Ragazzi, molto molto buono anche il tè. Sono contenta perché tra ieri e oggi ho fatto un po' di scoperte valide. Mi riferisco ovviamente al diffusore ultrasuoni, nonché anche appunto al tè oggi e poi anche al preparato acquistato allo Shan perché è una soluzione secondo me ideale. Quando magari si hanno invitati, si vuole preparare una merenda veloce, ma anche una colazione, perché no? Perché comunque in 30 minuti è pronto, vi ritrovate un dolce buono che tra l'altro, sapete che io me ne intendo, no? Di dolci, non ha nulla da invidiare alla ricetta vera e propria. Non è che perché trattandosi di un preparato ha un sapore di qualcosa di confezionato, di qualcosa di artificiale, tra virgolette, sembra proprio di aver fatto la vera e propria ricetta dei brownies, quindi è veramente ottimo. Di questa linea, non mi ricordo il brand, comunque, c'erano diversi preparati per diversi tipi di dolci e adesso voglio provarne altri perché se avranno lo stesso successo dei brownies, io la chiamo anche torta cioccolatino. Me li procuro così magari da tenere lì in caso di necessità, quando magari voglio invitare qualcuno e non ho voglia di stare lì a preparare chissà che cosa, o comunque non li vado a comprare, vista l'esperienza che ho avuto con gli insettini in questo periodo soprattutto, ma piuttosto appunto me li tengo a mente, così nel caso in cui appunto dovessi averne bisogno, vado già sul sicuro. Comunque sia, io vi mando un bacione, vi ringrazio per essere stati oggi in mia compagnia e ci vediamo presto con un nuovo video.